Bentornati o benvenuti in un nuovo video. Sono tornata nel momento in cui sei sparita da tipo 100 anni e non sai bene che dire. Comunque, rieccomi qua. Non so neanche io quanti anni e niente, mi mancava registrare. Non vi prometto di tornare fissa tipo 3 video a settimana, 2 video a settimana, semplicemente perché registro bene o male quando ho un po' di tempo e visto che comunque era una cosa che alla fine mi piaceva fare. Cerco di registrare al mattino perché voglio sfruttare anche un pochino la luce naturale e quindi non sempre al mattino purtroppo ho tempo. E tra l'altro sono un po' così, questo non è proprio il massimo della bellezza da vedere, però è anche l'unica parete, diciamo, in casa che si presta a fare come sfondo di video. Comunque direi di iniziare e niente, oggi andiamo a fare un make up. Volevo provare con voi un po' di cosine perché ho un sacco di cosette nuove che vorrei provare e non so che cosa usare. Adesso vi faccio vedere un attimo che cosa. Tanto ho già fatto le sopracciglia, come potete vedere, e si può notare che a me l'effetto che va tanto adesso, quello Sopraus, non mi piace per niente, almeno su di me, cioè su di me proprio non mi piace per niente. Magari da vedere sì, però su di me non è proprio la cosa, anche perché non avendo tantissime sopracciglia mie naturali non viene neanche bene. Comunque vi faccio vedere un attimo i prodotti che ho utilizzato alla svelta. Allora, ho utilizzato la Precisely My Brow nella colorazione 04 per fare il contorno e ho riempito con la Goof Proof, sempre nella colorazione 04, e ho fissato tutto con il Rime Brow. C'è una colorazione, questa si 4, perfetto. Tra l'altro, scusate le occhiaie che ho oggi, ma vi assicuro che dal vivo non sono così marcate come in video, cioè, dal video fanno un po' impressione, no? Dal vivo non, cioè sì, ci sono, ma non sono così terribili come video. Faccio vedere un attimino che cosa, le novità, insomma, perché ho un po' di prodottini nuovi, come vi stavo dicendo, che vorrei provare e ce li ho anche da un po' alcuni, però non ho ancora avuto occasione di provarli. Ho provato a prendere della vecchia collezione degli ombretti liquidi di Beauty Bay perché erano tipo super scontati. Ho preso Opal, che è molto carino, un rosino un po' così, ci sta. Tra l'altro era anche una delle uniche colorazioni che era ancora andata sold out. Ce n'era un'altra che mi piaceva un sacco, però ovviamente era già sold out, tipo in 02, e adesso magari la riprenderò perché l'hanno riformulata. Poi ho voluto provare Denied, questi qui di... Madonna, non si vede niente! Di Lotti London. Questo l'ho trovato all'OVS, non si vede niente, cioè è super glitteratissimo, super riflettente, ed è appunto un verde tipo militare, però è veramente pieno di glitter. L'ho sbocciato e praticamente sono solo glitter, mi piace un sacco. Poi in teoria avrei da provare anche Mesmerize, questo bellissimo ombretto in polvere duochrome di With Love Cosmetics, che tra l'altro di questo brand ho preso anche un botto di cialde glitter e ne ho provata solo una, però devo dire che quella che ho provato mi è piaciuta veramente tanto. E infine questa palettina di Suva Beauty, che questa mi sa che la andremo a utilizzare oggi, quindi devo un attimo vedere con che cos'altro, però questa sicuro. In pratica, ok, sono degli eyeliner tipo in cialda che si vanno ad attivare con l'acqua, utilizzeremo un setting spray, non lo so, qualcosa, e diventa appunto un eyeliner così colorato, neon. Tra l'altro questi sono anche UV, perché adesso le luci UV tutti i giorni le vediamo. Quindi niente, io non so bene da che cosa iniziare. So che però voglio andare ad applicare prima di tutto il primer. Tra l'altro utilizzerò questo qua che è super bello, ha dentro le pietre di ametista della collezione di Essence, questo è tipo fuoco. Vado ad applicare prima, perché essendo liquido ho paura che dopo, cioè andando ad applicare dopo, se dovesse andarmi una goccina magari sull'eyeliner, che me lo vada a sciogliere. Ha uno spruzzo che lascia un po' di goccioline, però vabbè, comunque essendo un primer non mi dà tanto fastidio. Fatto il bagno, che buon profumo, proprio buono. Tra l'altro, secondo me Essence ultimamente ha fatto veramente un salto di qualità, tenendo comunque prezzi bassi, quindi
Top. E eccomi con la palette e ho preso questa qui di Too Faced, la Gingerbread Spice, che mi piace veramente tanto e ha tipo il panna che ha un buco, quindi per farvi capire quanto mi piaccia, eccolo qua, così si vede. Tanto che ci ho approfittato anche per prendere qualche rossetto perché me li ho dimenticati. Molto bene, iniziamo con il primer, da utilizzare lo Shadow Insurance di Too Faced. Devo dire che mi piace molto, ho provato la, cioè sto utilizzando ancora in realtà la mini size che era in un set di Natale, per portarlo anche un po' esterno perché non so con dove voglio arrivare col make up, non so che make up voglio fare, diciamola così, va. Ok, ora vado a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare un po' del color panna, appunto per andare a rendere la situa un po' più omogenea. Vi giuro che non vedo l'ora di fare di mettere il correttore perché non riesco proprio a vedermi con queste occhiaie, però riesco comunque a fare sempre prima gli occhi, qui la base. Ok, non l'ho messo anche sotto perché credo che utilizzerò, quindi lo voglio provare su una palpebra, diciamo il più nuda possibile, perché a volte va a dare un po' fastidio quando ci sono sotto degli ombretti in polvere. Vado ad utilizzare un setting spray per andare ad attivare gli eyeliner. Sono andata a prendere questo Cherry Pie, giusto, sì, di Revolution. Visto che al doppio tappo vado a spruzzare un po' di setting spray qua dentro, vediamo quanto danno faccio. Ok, poi vado a prendere un pennellino da eyeliner di questi. Che fail! Che fail! Dicevo, un pennellino da eyeliner di questi qui super sottili, che tra l'altro c'era il tappino che era incastrato così bene, che abbiamo visto la scena. E vado a appunto bagnare il colore che mi interessa. Andiamo a vedere se basta questa quantità o se dobbiamo aggiungerne altro. Quindi parto con il rosa. Quindi voglio andare a fare una forma tipo così. Però col rosa mi fermerò circa qua perché il resto lo faccio con il lilla, giustamente. Non so se si vede, è fantastica, è un rosa bellissimo. Ok, eccomi, ho fatto da entrambe le parti il rosa, mi sono anche avvicinata un attimo perché così si vede un po' meglio. E adesso direi di andare a fare il lilla. Altro mi fa stranissimo truccarmi così, perché di solito sono abituata, intanto che mi trucco, ad ascoltare musica, solo che ci sarebbe un po' di copyright e quindi niente. Eccomi. E per ora il risultato mi piace, cioè comunque questi eyeliner li trovo molto facili da utilizzare, basta aggiungerci una goccia proprio giusto di setting spray e sono top. Ora andiamo a provare questo qui alla fine. Questo è l'applicatore e credo che utilizzerò questo qua, penso, magari dopo utilizzerò un pennello un po' più preciso. Non so se metterci un ombretto o andare solo di questo, vediamo un po' com'è. Bello, però è molto sheer. E che però ho paura che a metterci un ombretto poi me lo porti via, capito? Dai, proviamo solo con questo. Alla fine c'è già di molto acceso l'eyeliner. Comunque bella, bello, 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 mi piace. Bello luminoso, ecco, non mi veniva il termine. Non capisco se mi piace come effetto da solo o meno. Eccomi di ritorno con il mio look super shiny. Vado a piegare le ciglia e a mettere il mascara. Sono contenta che si sta avvicinando sempre di più il momento di coprire le occhiaie. Finalmente, vi giuro che non ne posso più. Ve l'avrò già detto tipo 100 volte almeno. Per mascara vado ad applicare questo qui, il Lash Princess azzurrino, quello verde acqua in realtà, di Essence. Mi ci trovo veramente bene. Come ciglia finte ho portato le New York di Sosu. Io mi trovo veramente bene con queste qui di Sosu, ne ho un sacco. E devo dire che mi ci trovo davvero bene. Tanto vado ad applicare la colla, vado ad applicare quella trasparente, perché di solito utilizzo quella nera quando faccio l'eyeliner, perché noto che a volte questa trasparente sul nero rilascia un po' tipo di azzurrino e non mi fa impazzire. Però essendo che oggi non ho eyeliner nero, che tra l'altro mi fa stranissimo perché sono super abituata a vedermi comunque con look che hanno almeno l'eyeliner, quindi mi fa abbastanza strano.
a fare lo stesso ovviamente sull'altra ciglia, perché chi vuole averne solo una? Tra l'altro, a proposito di ciglia, recentemente ho provato quelle della Glam Light e devo dirvi, raga, che sono veramente top anche quelle. Ho provato quelle, le gingerbread, che erano nella foodie box. Tra l'altro fatemi sapere se volete un video a tema foodie box. Sapete cosa? Non c'è più la box, sicuramente. Immagino, dopo in Grecia vado a controllare, però penso proprio che sia già sold out. Era sold out, se non mi ricordo male, già tipo prima di Natale, quindi... figuriamoci. Però ci sono i prodotti singoli, che sono la maggior parte, perlomeno sono ancora tutti reperibili. Tipo della palette, ho visto recentemente sulla pagina di Glam Light un post del restock. I gloss idem, rossetto liquido idem, cioè sono tutte cose comunque che sul sito penso troviate ancora, quindi fatemi sapere se vi può interessare. Tra l'altro, sempre della Glam Light, ho provato anche la palette, la loro famosissima, quella a torta, quella che ha il pack con il forno, e anche quella mi piace un sacco. Non l'ho ancora testata come si deve, nel senso ho tipo provato uno o due colori e vorrei fare un look proprio solo con quella, quindi... magari potrei farlo qui con voi. Comunque andiamo ad applicare ciglia. Beh dai, con le ciglia fa già un altro effetto e mi piace decisamente di più. Come sono contenta. Beh, direi che cambia leggermente. E sì, in questo caso ha fatto veramente bene ad utilizzare la colla, quella trasparente. Perché... brutto di quella... l'ho messa uguali, no. Il brutto di quella nera è che se sbagliate e magari la mettete tipo un millimetro più sopra, vi lascia il punto nero di colla, che poi è anche difficile da togliere. Appunto, se non avete un bel eyeliner rosso che va a camuffare la cosa... io vi consiglio di utilizzare questa trasparente. Anche perché devo dire che è più facile questa da capire quando è pronta. Perché questa, cioè comunque la vedete che da azzurrina diventa trasparente. Cioè non si vede più. Invece la nera non si capisce, non si vede, no? E quindi è un po' più difficile da capire. Beh, non ho trovato quello che mi piace utilizzare di solito, quindi vado a utilizzare questo, che in realtà è molto simile. Questo è angolato e l'altro è più piatto, però più o meno. E vado ad applicare il Revolution Super Size Conceal and Define, questo qui, il tubone grosso, nella colorazione C11, che non mette a fuoco, che è un ottimo aranciato per le mie occhiaie. Ne vado a prelevare poco con, in realtà anche troppo, con il pennello. Vado anzi a scaricare anche un po' il pennello, perché ne ho preso davvero tanto, cavoli. E devo dire che mi piace sia questo, sia quello della NYX. Nel pottino. Poi vabbè, quelli nel pottino a me piacciono un sacco perché è tipo da viaggio, vabbè. Periodo da viaggio, non è che ci serva tanto, però sì, appunto, sono più comodi perché non vi vanno a influire sulla quantità dei liquidi. Vado ad applicare da Beauty il correttore che amo. Ci sono varie opinioni su questo correttore, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma un po' come tutti i prodotti. Io lo amo perché mi va, cioè comunque molto spesso e è veramente tanto coprente. Diciamo che se avete la pelle secca ve lo sconsiglio, perché comunque questo è molto pesante. Basta pochissimo, poi mi piace un sacco l'applicatore. Eccolo qua, ma penso come lo conoscerete tutti perché è strafamoso. Di solito questo non lo lascio in posa perché è già abbastanza, cioè è già tanto coprente di suo, però mi sono dimenticata di andare a bagnare la spugnetta. Eccomi qui, mi raccomando, bagnatela sempre con l'acqua fredda. Beh, trovo che per sfumarli i correttori siano migliori questi qui così ampi, mi trovo meglio. Cioè tipo per applicarli come ho fatto prima con quello lanciato, appunto, mi trovo meglio con uno con le setole un po' più fitte. Infatti quello che utilizzo di solito ha le setole ancora più fitte di quello che ho utilizzato prima. Ora vado ad applicare il fondotinta con questo qua di Vrochelo Zero Default.
e nella colorazione rosé 200. Non è proprio la mia, però riesco ad adattarla abbastanza bene. Allora, anche qui ultimamente mi sto trovando bene a sfumare prima con un pennello e poi andare a uniformare un po' con la spugnetta. Vado a fissare il tutto con la cipria di Huda nella colorazione Pound Cake. Ha una profumazione che veramente la adoro, mi piace un sacco. Ma poi, a parte la profumazione, anche proprio la texture, tutto, veramente, wow. Mi piacerebbe molto provare anche quella di Anastasia e la Fenty, che ce li ho in wishlist da un botto, ma ancora non le ho provate. Però, sento comunque degli ottimi pareri, soprattutto forse su quella di Anastasia. Sì, forse quella è quella che ha delle recensioni un po' più top. Io avendo la pelle comunque mista, grassa, vado a fare un sacco di baking, che ne mento, vi un sacco, mio Dio, qua ne ho veramente bisogno. Mentre invece nel resto del viso vado semplicemente con un pennello un po' ampio da cipria. Spalmarla, mamma mia, che buon profumo, viene su un profumino. Me la mangerei, non si può. Insomma, vado a fare un po' di bronzing con la Hoola di Benefit. Eccomi qua, bella conturizzata. Ora vado ad applicare un po' di blush. E direi che qua ci sta bene in realtà anche uno rosato. Però mi sa che andrò ad applicarne uno più marroncino. Pescato marroncino. E mi ero portata questa palette, la Sephora Holographic Face and Cheek, che ha questo marroncino che mi piace davvero tanto. Tipo sì, un po' pescato, è proprio bello secondo me. Applico con questo di Yves Rocher, che è proprio the blush, quindi top. Ma vi dirò, non ci sta neanche malissimo. Tipo il T in video che sembra mille volte più forte di come in realtà. Ok, non lo vado a mettere sul naso perché sì, sono anche contro questo trend di mettere il blush sul naso, almeno su di me non mi piace, quindi niente. Vado a sfumare ulteriormente il blush con col pennello di prima della cipria e andiamo a finire gli occhi, perché sì, non li lasciamo così, andiamo a fare qualcosa anche sotto. Vado ad utilizzare la matita nera, questa qua di Yves Rocher, la Waterproof Eye Pencil nella colorazione nera ovviamente. Eccomi qua, ho applicato il mascara anche sotto, quindi direi di passare alle labbra. Allora, tra le labbra, come vi avevo già detto, mi ero portata questi di Too Faced, e l'unico che può starci bene in realtà è Sugar Cookie. Sì, direi che questo ci sta decisamente bene. Comunque, io e il mio discreto overline siamo dell'idea, fatemi sapere se lo siete anche voi, che Sugar Cookies dovrebbero farlo in full size, come hanno fatto anche Pumpkin Spice. Secondo me è un nude che sta da Dio con un sacco di look. A parte, il profumo, lasciamo perdere, ma è veramente, veramente bello. E niente, questo è il look terminato. Qua ho un casino che... Ah no, il setting spray! Stavo dimenticando. E niente, questo è il look completo. Fatemi sapere con un commentino qua sotto che cosa ne pensate. Io alla fine lo amo, mi piace veramente un sacco. Eravamo partiti un po'... ma le ciglia finte quando le ho messe hanno tipo svoltato la situazione. Oh mio Dio, non mi sembra vero di aver finalmente rifatto un video. Tra l'altro ho tipo un'ora di girato, perché si vede che mi mancava. Vabbè, un sacco di parti verranno tagliate, perché sono io tipo lì che o sparisco, vado a prendere cose. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Appunto, fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate. Lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto, un in giù se non vi è piaciuto. Seguitemi su Instagram e TikTok, vi lascio qui i nickname e comunque giù nell'info box tutti i link. E nulla, ho detto e nulla tipo 10 volte, ma io vi mando un mega bacione e al prossimo video, ciao!